Tra le allergie, quella agli acari è tra le più frequenti e dannose perché è responsabile della metà dei casi di asma. E l'allergia non è ben controllata in un paziente su tre, anche perché la terapia principale che viene scelta è quella al bisogno e la sua gestione è scarsa. In aiuto alle persone allergiche sarà a breve disponibile una nuova immunoterapia per l'allergia da acaro, in grado di agire sulle cause dell'allergia e non solo sui sintomi. La buona notizia è che sono in arrivo una serie di farmaci che agiscono soprattutto nei pazienti con asma grave e in cui gli eosinofili sono elevati, che consentiranno di controllare meglio la malattia che non è sufficientemente controllata dall'utilizzazione dello steroide inalatorio. Sottolineo ancora come la mancata aderenza è una causa di asma grave. Dobbiamo tener conto che chi non si cura si pone a rischio di avere complicazioni. Acaro della polvere di casa è sicuramente l'allergene più impattante dal punto di vista della prevalenza in tutta Italia. Il vero problema è che per quanto riguarda le basse vie aeree, cioè l'asma, è sicuramente l'allergene che crea più problemi. Bene, oggi abbiamo a disposizione, sono stati pubblicati i dati, l'EMA ha già approvato. È già stato approvato anche in Giappone, è in via di approvazione dall'FDA, una nuova tablet, una nuova compressa immunoterapica, cioè l'immunoterapia specifica per l'acaro, ed è stata dimostrata efficace nel ridurre gli attacchi, nel ridurre l'uso dello steroide inalatorio nell'asma. L'immunoterapia specifica non è solo efficace perché riduce i sintomi e riduce l'uso dei farmaci, ma anche perché è dimostrato che interferisce con la storia naturale della malattia, che significa ad esempio che in un paziente che ha la rinite allergica tende a bloccare quella che è un'evoluzione molto frequente verso l'asma bronchiale. Non solo, ha anche un effetto che noi chiamiamo carryover, che vuol dire che mantiene il suo effetto benefico anche per molto tempo dopo che è stata interrotta.